Un brevissimo saluto, non era previsto il mio intervento, passavo a salutarvi, a sentire un po' come andavano i lavori, perché ho un appuntamento con il sottosegretario Velo e non posso essere presente, mi dispiace. Però la cosa importante volevo sottolineare, lascerò al direttore generale La Porta, che è in attesa dell'assessore, appena arriva l'assessore inizierete i lavori. Così vi intrattengo un attimo, un po' lo spirito anche di questa presentazione così molto fatta in termini di urgenza. Noi riteniamo nostro compito e compito importante è quello di essere il più tempestivi possibili nel dare sostanzialmente le informazioni e formazioni validate, in modo tale che siano disponibili per tutti i diversi utenti e tutte le diverse comunità che vogliono utilizzarli, particolarmente su determinate materie. Quindi questo, come avete visto o avete sentito nei passati giorni, ha visto la 12ª conferenza nazionale del sistema agenziale, che era nel ventennale della legge 61, di fondazione sostanzialmente dell'ANPA e delle agenzie regionali, all'interno della quale ISPRA, avendo ereditato tutto il percorso dall'ANPA sino ad oggi, di quello che era il patrimonio del sistema agenziale, avendolo arricchito di alcuni ulteriori ed importantissimi contributi, cioè quello dei servizi, di una parte dei servizi tecnici nazionali, ad esempio la parte geologica, no? All'interno di ISPA è intervenuto il Servizio Geologico d'Italia, di cui sono estremamente orgoglioso che sia presente, valorizzato e continueremo a valorizzarlo. Poi due altre componenti estremamente importanti che vanno a comporre il biomosaico, come lo chiamo io, cioè la biodiversità del mosaico delle competenze, è l'Istituto Nazionale di Fauna Selvatica, è l'ex, diciamo ex, ma anche Istituto di Fauna Selvatica, l'ex Istituto Centrale per la Ricerca sul Mare, cioè ICRAM, che hanno portato un contributo notevolissimo. Faccio presente che già nella legge 61 si prevedeva un accordo, ad esempio, tra l'ANPA e l'ICRAM, no? Cioè, c'era questa visione di integrazione. Allora, oggi alcune materie estremamente importanti, come quelle dei processi emissivi e quindi delle conseguenze dei processi emissivi e quindi la base del protocollo di Kyoto, evidentemente hanno una loro visione, diciamo, tradizionale, cioè un loro filone di interpretazione, però comincia ad essere estremamente arricchito con altre visioni parallele, di cui non dobbiamo tener conto. Senz'altro alcune sono estremamente tradizionali, cioè quelle tipiche non legate alla parte forestale, alla parte sostanzialmente della cattura di carbonio e compagnie varie, ma si arricchiscono anche di altri scenari. Faccio un esempio, le dinamiche in mare, no, che conseguono sostanzialmente, no, alla situazione emissiva come causa indiretta, no, relativamente allo stato del clima e delle sue dinamiche. Quindi si arricchisce e diventa sempre più, come io dico, una sfera, no, la competenza complessiva del sistema e dei sistemi che concorrono. Per cui ringrazio i colleghi del Ministero delle Politiche Agricole con cui lavoriamo strettamente, in stretto contatto anche per mille altre cose, penso ai nitrati, alle pressioni, alla definizione delle pressioni di nitrati. Noi ci tenevamo moltissimo a non lasciare cadere semplicemente attraverso un'esposizione, attraverso il sito web o la web TV, che oggi sono gli strumenti modelli, o gli app. Io sono un po' antico, uso ancora la matita, quindi mi sembrava importante che la presentazione di questi numeri estremamente interessanti e diciamo, di tutto il lavoro fatto che sta attorno diciamo, questo rapporto, un rapporto che vede uno scenario molto lungo, uno scenario sufficientemente esteso anche per avere valutazioni un po' più solide rispetto ad alcuni anni fa, abbiamo ritenuto necessario e opportuno sostanzialmente presentarlo a tutti voi, a chi voleva essere presente, quindi anche un contatto diretto, ma anche un contatto diretto vorrei dire non nella freddezza del dato, il mio messaggio è un po' questo. Io ho cercato come presidente di ISPRA e come presidente del Consiglio federale del Sistema Agenziale Nazionale di stimolare, di promuovere quella che era l'integrazione, ma anche l'animazione, la vivacità degli interessi che nascono dall'integrazione, che stimolano nuove frontiere, stimolano nuovi approcci, stimolano nuovi incontri. Noi dobbiamo cercare di aprire sempre di più il dibattito relativamente a però delle conoscenze sufficientemente certe, lo dico in termini scientifici.
c'è sempre una quota parte di incertezza, no? Che noi dobbiamo considerare. Non possiamo dire c'è anche l'incertezza, noi dobbiamo sempre dire c'è il dato e l'incertezza, e quindi capire all'interno. Questo è un approccio di metodo scientifico che io ritengo debba essere assolutamente promosso, stimolato, conservato e validato. Quindi qua siamo, io vi porto il mio saluto, io devo scappare velocemente, lascio al direttore generale, no, tu c'hai il vabbè, e allora vai avanti tu, però io adesso comunque mi allontano. Grazie di tutto e arrivederci, buon lavoro a tutti quanti. Vi lascio con i miei validissimi colleghi che sono molto più bravi di me. Arrivederci.